Ma ovviamente buongiorno a tutti. Oggi, dopo grandissime richieste, portiamo un nuovo gioco. Questo è Prison Architect. Farò pochi tagli, poche cose, eccetera, eccetera. Siamo un video molto, molto basic in realtà. Sapete già che queste tipologie di giochi a me mi piacciono tanto. E in questo caso dovrò andare a creare una prigione. Ok? Quindi sarà abbastanza strana come cosa. Però adesso ci mettiamo qua, ci sono tutte le varie impostazioni e andiamo a fare. Ok, si dovrebbe vedere bene, la registrazione è partita, me ne assicuro un attimo, ok? Ok, dovrebbe essere tutto partito. Ci siamo, non ci gioco da tantissimo, infatti non so bene neanch'io cosa sono tutti questi aggiornamenti. Ora ci guardiamo un attimo. Banalmente possiamo mettere la prigione a maschile o femminile, io direi femminile che non l'ho mai fatta. E va bene. Selettore di uniformi, uniforme del deserto, uniformi classiche, uniformi dei non morti, non me ne fa cliccare perché non ho un DLC probabilmente, va bene. Colore uniformi, questo credo non cambi niente. Ah no, ok, posso cambiare. Ho capito, ma qua mi servono tutti i grandi alzi, ma va bene, niente, anche questo lo lasciamo basic, allora va bene. E andiamo a scegliere il nostro direttore. Questi li posso scegliere, no? Comunque non li posso neanche scegliere. Ok, questi sì. Capitano Geylox, lo staff, come detto, Lox è in grado di superare i propri limiti e di trasformare chiunque in un dipendente modello. Ma buono questo. Poi i costi del cibo sono diminuiti del 25%, i costi va bene, anche questo è bloccato, 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 sono tutti bloccati. Allora, la resistenza dello staff però richiede il 10% di riposo e meno 10% di recettività dei detenuti, va bene, questo direi che potremmo scegliere con questo capitano qua, non c'è male. Per i cagnolini ne facciamo uno a caso, ce ne sono tantissimi, molti sono bloccati. Tutti i cani disponibili, grande, metti anche casuale allora, ovviamente i cani a caso, proprio a caso, ci sto. Poi impostazioni di base, questa sarà proprio una cosa molto veloce. Va bene, in realtà è messo un pochino, messo le gang storica, che credo che sia la modalità più difficile, non lo so. L'altra non me le fa cliccare. Questa parte ve l'ho skippata, spero, di essere ricordato di averle skippate perché sennò un pochino troppo. Comunque in realtà ci sono anche i modificatori, cioè è una roba infinita. E quindi queste cose le lasciamo. O metto casuale. Va bene, allora, visto che tutte queste cose non le voglio mettere, io aggiungo solo pupù di cane, che vuol dire che i cani potranno fare la cacca. Banalmente detto così fa molto ridere, lo so. Mettiamo solo esponenti di get. Ok, questo potrebbe essere intrigante, mettere solo membri di gang per rendere tutto ancora più difficile. Potrebbe essere una cosa giusto per aumentare di molto la difficoltà, però per il momento io direi di no. Giusto perché è la prima cosa che faccio dopo tanto tempo, quindi ce la teniamo molto calma e facciamo play, va bene. Facciamo play, non gioco da tanto, quindi andiamoci con calma. Abbiamo 30.000 soldi iniziali, questa è la schermata di gioco, Qui sotto la mia faccia ci saranno un po' di cose, cioè gli incarichi, ora non si riescono a vedere, però di base ci sono. E io di fare la mia classica entrata che è 1000 così, con poi due porte di sicurezza una di fianco all'altra. E io direi di fare subito un no, non riesco, aspetta, un 6000 così, che ci mettiamo un po' di cose iniziali perlomeno. Ora ci sono tante cose nuove, io queste ho cliccate le stelline giusto per vedere prima, ma c'è tanta roba nuova che andremo a vedere con calma. Per il momento comunque io metto solo una porta e
E già che ci sono, prendo una guardia, perché sennò poi mi scordo, lo so già che poi mi scordo. Comunque, andiamo avanti in tempo veloce. Banalmente, questi sono i nostri lavoratori, i nostri costruttori, muratori, lavoratori, chiamiamoli come vogliamo. Lavoratori, va bene. E banalmente qua stiamo costruendo l'inizio della prigione. Adesso vado a registrare comunque più o meno un 10-15 minuti. Ho intenzione di registrare i primi due video, quindi comunque se avete dei consigli per il gioco datemeli nei commenti, ci mancherebbe, anzi, intanto che i miei lavoratori finiscono di costruire qua. Se mi voleste anche aiutare, vi piace questa serie, basta un click per farmelo capire, basta un like e veramente grazie per il mi piace, e se poi mi volete anche iscrivervi al canale vi ringrazio, sareste molto gentili. Comunque, banalmente, per chi non lo sapesse, questo gioco va diviso in stanze. Come vedete c'è la cella singola. Ora qui c'è la mia immagine sopra, però di base tutte queste cose qua le possiamo andare a sbloccare nel corso dei giochi. La cosa fondamentale che devo fare subito è mettere qua in strumenti una centrale elettrica e in acqua una pompa idraulica. Queste due cose qua sono quelle fondamentali che servono subito, e quindi mettiamo queste qua, che tra l'altro mi sono regalate dal gioco fin da subito. Ne mettiamo una qui. Una qui, e poi molto probabilmente avrei bisogno anche di un boiler, probabilmente. Quindi io lo metto subito. Ma sì, mettiamolo subito. E va bene. Come vedete, al momento è tutto buio all'interno perché appunto non c'è la corrente, ma se noi velocizziamo, questo viene costruito e viene messa subito la corrente con la luce, così si vede anche meglio. Va bene, poi un condensatore lo posso mettere fin da subito, gratuito, e io lo metto. Vedete come è già al massimo, il condensatore serve per darmi più capacità di elettricità. Poi l'altra cosa che devo fare, intanto che arrivano i detenuti, che in teoria arrivano tra 16 ore, arrivano 8 detenuti tra 16 ore, di cui quasi tutti di media, di sicurezza media. Ora io comunque qua metto un minimo perché pagano di più. Banalmente i detenuti pagano. Per ogni detenuto che hai ti vengono dati dei soldi giornalmente, e questo è il bilancio, infatti il mio bilancio è ancora positivo. Entrate sono 2000 al giorno, uscite 1230 al giorno, altre entrate 0, altre spese 0. Quindi per il momento abbiamo un bilancio positivo, e molto buona questa cosa. Allora, quello fondamentale che devo fare è una reception. La mettiamo subito qua. Aspettate, magari chiudiamo qui il tutto. Andiamo a mettere un muro. E andiamo a fare così con una porta per il personale. In questo modo abbiamo lasciato un corridoio qua a sinistra e qui posso mettere la reception. Inoltre, anche qua voglio un muro di calcestruzzo perché ci deve essere una minicella. Banalmente, quello che voglio fare, l'inizio basic che faccio di solito è, qua porta per la prigione. E le stanze le andiamo ad adibire. Intanto io mi prendo il direttore. Non ha ancora un ufficio, però io me lo prendo intanto, va bene. Allora, qua ci sarà la reception. Non ha bisogno di pareti, basta una cosa del genere. E quello che voglio fare qua è una cella di custodia, una stanza dove i detenuti appena giunti in carcere attendono di venire condannati nella prigione in cella, va bene. Quindi mettiamo qui, e qua ci sono le varie richieste. Ad esempio, qui ha bisogno di un gabinetto panca, panca piccola o panca, va bene. Quindi subito facciamo gabinetto scarico e doccia, glieli mettiamo qua in un angolino, e ha bisogno delle panche, quindi per il momento io direi di mettere una panca grande su questo lato e due letti, magari uno e due. Per il momento una cosa molto veloce. Allora, so che molti non ci stanno campando niente adesso, tipo ad esempio col fatto che ho messo il gabinetto alla doccia devo collegarli all'acqua, banalmente. In realtà sono cose molto semplici, che è un giochino semplice questo, eh. E il piano sarebbe quello di fare una prigione gigantesca in tutta questa zona qua. Non ci sono mense accessibili, infatti adesso andiamo a fare un corridoio e andiamo ad aggiungere una mensa. Prima di tutto però mettiamo questo edificio qua, cioè, aspetta. Non mi fai vedere cosa manca, una non mi fa vedere cosa manca. Una scrivania, una tavola e una sedia, va bene.
Allora, il tavolo glielo mettiamo qua, due tavoli al lato. Poi, quello che serve è una scrivania, abbiamo detto, che io ne metto una qua e una sedia. Mettiamo la sedia normale che costa anche meno. Costa molto meno, va bene. Facciamo così, poi non so, ci sono molti abbellimenti che potremmo mettere. Ad esempio, una scrivania elegante, no, non mi serve. Proiettore di ricerca senza operatore, va bene, al momento no. E comunque andiamo a mettere qualche abbellimento. Aspettate, sono arrivati i miei primi carcerati. Mettiamo una lucina. Mettiamo una luce qua, va bene. Sono arrivati i miei primi detenuti e ora li stanno perquisendo. Quindi, nel mentre che iniziano a perquisire tutti i nostri detenuti, io vado a creare una big struttura qua al lato e facciamo una cosa un pochino di dimensioni medie. Volevo fare la mensa banalmente. Volevo fare la mensa, io direi una cosa del genere. Deve essere ancora una cosa abbastanza piccola, tanto di posto poi ce ne sarà. Allora, velocizziamo un po'. Ho una guardia con 8 detenuti, magari ne prendo subito un'altra e già che ci sono prendo anche un cuoco. Al momento non serve, però io faccio già ed espando la mia corrente in questo modo qua. Va bene. Come vedete, senza le guardie, poi i miei detenuti, cioè i miei dipendenti si bloccano. Io quindi posso andare ad aprirgli la porta manualmente per velocizzare un po' il tutto. Ci sarebbe bisogno anche dell'ufficio del mio direttore, quindi magari faremo una zona qua sopra adibita un po' a tutti i vari uffici perché ce ne sono tanti di personale. Qua banalmente c'è finanza, sicurezza, quindi in realtà posso espandere molto il mio personale e lo faremo di sicuro. Quindi sopra una cosa di ufficio un po' del genere e sotto magari andiamo a fare delle celle. Qui si dovrà velocizzare un po', andiamo un pochino più veloci, tanto per il momento sono tutte messe qua dentro le nostre detenute. Tra l'altro col fatto che ci sono, ho messo, come si dice, i nostri prigionieri donne. Ci sarà anche nelle stanze, se non sbaglio, la cella familiare. Nella prigione maschile, se non sbaglio, non c'è questa cosa qua. Non vorrei sbagliarmi. In tutti i modi, io direi di fare una cosa che faccio di solito, è così. Una cosa del genere, che è una mini stanza, una mini mini stanza che andremo ad adibire a magazzino. Quindi tra le porte, qua, porta. Porta personale, magazzino. Qua invece io direi porta doppia per staff arancione. No, non la voglio. Voglio una porta normale, anzi una doppia porta normale da mettere qua, come ingresso in cucina, banalmente. Dai, richiede un'entrata, l'ho già messa, devi mettere l'entrata, se no non posso passare. Dai, che mi sblocchi l'edificio. Oh, grazie. Va bene. Allora, adesso andiamo a fare una mini cucina qua. Quindi questa sarà la cucina e questa sarà la mensa. Come porta, io ovviamente metto una doppia porta personale. In questa maniera qua. Qui mi manca l'elettricità. Come vedete, in realtà il gioco è abbastanza semplice, eh? È abbastanza semplice come gioco. E va bene, ora è il tempo libero perché sì, in realtà anche qui puoi tenere d'occhio tutto quello che fanno, quindi in realtà io aggiungo sempre molto tempo libero. Aggiungo molto tempo libero. E qui in realtà c'è tanta roba da fare, eh. C'è ancora tanta roba da fare, siamo all'inizio proprio, siamo all'inizio, verrà fuori una prigione galattica, ne sono sicuro. Comunque, qui come ho detto un mini magazzino, voglio tenere. Poi la mensa, quindi qua ci va la cucina e qua ci va la mensa. Ho assunto già un cuoco, quindi in realtà dovremmo già poter iniziare a essere operativi appena metteranno un fornello, un frigorifero, un lavandino. Quindi, lavandino messo di lato, poi mettiamo un fornello qua e mettiamo anche un frigora. Non so neanche io bene come mettere le cose, sarò sincero con voi. Magari facciamo una doppia linea così. Quindi uno, due e l'altro lo mettiamo qua. Io direi va bene.
Forse metterei quasi quasi un altro fornello anche. Va sì, mettiamolo, che ci frega. Noi lo mettiamo. Tra quanto arrivano i nuovi dipendenti, vabbè, i nuovi carcerati, che tra l'altro subito sicurezza massima più, va bene. Comunque dopo facciamo subito l'ufficio, così iniziamo a fare anche le ricerche. Fatemi giusto mettere qui un tavolo per servire. Io di solito ne metto due, uno qua e qua no, lo metterei così. Tavolo per servire e il tavolo e la panca, va bene. Quindi tavolo. Facciamo una cosa così, cerchiamo di rendere il tutto più carino alla vista, magari. Uno, due e un tavolo qua. In realtà per il momento ci siamo, per il momento ci siamo. Io direi di lasciare così. Qua richiede anche un po' di elettricità, un pochino di cose, quindi qua colleghiamo così e serve la tubatura dell'acqua, ovviamente. Facciamo così. Ci siamo, poi bisogna stare attenti che qua piani che faranno fughe, eccetera, eccetera, dobbiamo fare tipo rinchiudi, perquisisci, ispeziona tunnel, c'è tantissima roba da vedere, come detto. Qua in realtà ci sono anche delle cose già fatte, come ad esempio questa, che io quasi quasi farei un bel copia e incolla. Quanto mi viene a costare la sala personale? Non me lo dice? Ok, non me lo dire, lasciami il dubbio. Io lo metto, mettiamolo così, sulla fiducia. Vai, mettiamolo. Non so quanto ho speso, 1610, va bene. Va benissimo. E un ufficio. Però, a parte che vedete, il problema è che qui mi è lasciato dello spazio vuoto, vabbè, ormai ho fatto così. Ormai ho fatto così. Comunque io direi di espandere per bene il tutto. Quindi espandiamo qua e qui andremo a fare il nostro ufficio. L'ufficio del direttore, che sarà bello importante come ufficio. Andiamo velocità veloce. Qua sta mangiando, anche se in realtà ci sono pochi pasti. Stanno iniziando adesso, infatti. Se noi li clicchiamo ci fa vedere un po', tipo condannata a 9 anni per contraffazione di denaro, familiari, marito 18, madre 40, padre 49, incarcerazioni 1. E vabbè, qui c'ha le condanne. E se non sbaglio ci possono far vedere anche che cosa gli manca. Assegna guardia, azioni. Ok, no. Forse perché in realtà non hanno ancora richieste, va bene, va bene. Quindi per il momento nessuno si sta lamentando. Morti 0, cosa è successo? No, ok, morti 1. Cos'è successo qua? Ma chi è stato a fare sto casino? Ma chi è stato a fare sto casino? Allora io direi che ufficialmente con il nostro primo decesso della prigione io vi saluto qua. È stato un primo episodio molto molto buono, dai. Io direi che comunque le basi della prigione le abbiamo fatte. Adesso il prossimo episodio iniziamo la burocrazia. Come detto, il prossimo episodio lo registro di fila, quindi dal terzo episodio in poi, se avete consigli, datemi che ve li ascolterò. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia piaciuto questo nuovo gameplay e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!